Oggi abbiamo il piacere di avere a Design Book un'agenzia che si occupa di product, di interior, di comunicazione e di grafica. Beh, vediamo come vede il nostro ospite di oggi, Jacopo Zibardi, e poi andiamo a conoscerlo direttamente di persona e soprattutto a farci raccontare questa agenzia di design. Ha sede in un vecchio hangar e a fronte al progetto si direbbe a tutto. Alberto Bovo oggi è con noi, grazie di essere con noi. L'agenzia si chiama? Hangar Design Group. E E si occupa, come abbiamo detto, di. si occupa di diverse attività, comunque di discipline affine, dalla grafica al design, alla comunicazione, all'interior. Io sono stato da voi a trovarvi, è veramente un hangar, la vostra sede. Ci vuoi spiegare la storia del luogo, della fabbrica creativa? Diciamo che intanto il nostro nome Hangar Design Group mette insieme il DNA della nostra attività perché innanzitutto siamo nati e cresciuti in questi due vecchi edifici, E siamo a? a Mogliano Veneto, che è una zona tra Venezia e Treviso, quindi in pieno nord-est, Dove si fa tanto design, dove ci si sono lavora tante molto, dove ci aziende. sono tante aziende illuminate, gestite direttamente da qualcuno che ha fondato delle cose. Ecco, questa idea comunque del tramandare, no? Anche proprio il nome Sì. dell'azienda e la familiarità dell'azienda in Veneto è molto presente, così come in Brianza e in altri Diciamo distretti. che noi poi per la storia che abbiamo avuto siamo abituati a lavorare nel nord-est con la famiglia, con quello che noi chiamiamo il paron, e in Lombardia, in giro per l'Italia, con un management molto più evoluto. Quindi sono anche due committenti diversi che ci aiutano anche ad essere abbastanza elastici e mobili Certo. nella nostra produzione di lavoro. Tu segui la parte creativa, proprio i Sì. disegni, i pezzi. Abbiamo citato già il tuo socio? No, no, noi siamo due soci, io e l'altro architetto che è Sandro Manente, però siamo coadiuvati da uno staff incredibile di persone giovanissime, età media 27-28 anni, il che significa che abbiamo anche gente da 20 anni, perché siamo tanti. Mi siamo tagliati fuori. No, a parte gli scherzi. No, noi portiamo l'energia, Certo, l'esperienza e l'esperienza. l'eritage, ecco. Senti, dicevi una cosa molto interessante, telecamere spente, puoi non dirle percentuali, però dividevi, diciamo, la parte del vostro lavoro e mettevi una parte cospicua anche nel web. Noi siamo Sì. molto attivi su queste con le mie video chat, ma non solo con i nostri siti, ovviamente. Diciamo che noi abbiamo un 40% di core business, comunicazione, quindi grafica, comunque progetto Certo. creativo, 40% nell'architettura, nel design, nell'interior e poi un 20% nel web. Crediamo moltissimo a questa nuova formula di comunicazione, del resto basta vedere come oggi si muovono anche i numeri della comunicazione. Carta stampata non la legge Certo. più la televisione, la guardano in pochi e il A web, parte Design Book, a parte Design ovviamente. Book, che ha un pubblico. Senti, una cosa molto importante, web, rete, voi avete una rete di sedi in giro per il mondo. Mi ricordo qualche anno fa avete aperto nel Flatiron, mitico, Esatto, abbiamo un no? network di ormai 5 sedi. La prima sede straniera più importante per noi è Milano, perché è Certo. difficilissimo per uno del nord-est approdare a Milano. Poi abbiamo una sede a Barcellona in Spagna, a New York e una sede a Shanghai. Ricordavo, sto morendo. Quindi siamo presenti in America e in Cina, aiuta moltissimo questo a tenere antenne alzate, a capire come si muovono le tendenze e quindi per noi è molto importante. Essere sul territorio, diciamo, mondiale. E i vostri committenti sono? Alcuni del Veneto li hai già citati, Sì, abbiamo poi. una committenza molto frastagliata. Noi abbiamo questa caratteristica di fare tante cose, di essere multidisciplinari, no? E 30 anni fa, quando abbiamo aperto lo studio, questo appariva come un handicap perché c'era una cultura specialistica molto Sì, c'è una forte. queste società di progettazione a livello mondiale, no? Frog, Sì, Continuum, sì, IDEO, sì, sì, sì. Londra, eccetera, con le quali probabilmente vi siete anche confrontati, no? Pentagram, Sì, Drog, Pentagram, tutte Drug, queste realtà certo. che sono state per noi comunque dei punti di riferimento, anzi le abbiamo anche, non dico studiate, però abbiamo fatto benchmark e abbiamo costruito una realtà simile che in Italia non ha molte equivalenze, perché in Italia ci sono grandi e bravi studi di architettura, di interior Però sono nominali, o no? Per studi cui di c'è. pubblicità molto personalizzati. E noi abbiamo creduto invece in questo gruppo di lavoro, Network. ecco, di cui ogni tanto rappresento io, il mio socio, anche altri partner Bisogna fare un giovani. po', è vero che poi esce HDG, no? Però bisogna fare forse un po' un passo indietro, perché se pensiamo agli studi Bottega, no? Di un Sì, tempo dei gli designer atelier. italiani, si chiamano atelier, bravo, hai detto benissimo, però c'è il nome del progettista, in Sì. E questo poi caso. normalmente finiscono con il progettista, Certo. perché uno dei nostri obiettivi è anche di continuare di tramandare questa esperienza di gruppo, no? Chiaro.
Questa è la sede? Questa è la nostra sede, fotografata da Gabriele Basilico, che è un nostro amico, fotografo di architettura eccellente. Sono due gli hangar che noi abbiamo e questo è uno schizzo che abbiamo fatto in tempi passati. Abbiamo una mission che è far volare le idee, ecco, per cui con il network tra un hangar e l'altro, da una parte c'è il core business, dall'altro c'è il design, ma questo rappresenta un po' la nostra missione. Ecco qua, dicevamo, il Flatiron. E diciamo che noi siamo andati là nel gennaio del 2002, quindi... Io ero direttore di box, mi arrivò la cartolina con la freccia rossa, siamo qui. Esatto. Giusto, ricordo bene. Sì. Ma poi soprattutto 2 mesi dopo l'11 settembre, quindi quando tutti da questo edificio scappavano con lo scatolone sotto il braccio, e questo è un simbolo dell'editoria, un simbolo del distretto del design, quindi l'abbiamo scelto anche... in un modo abbastanza profetico. Devo dire che è stato un investimento, un impegno difficile in quel tempo, ma ci ha dato ragione. Ferro di cavallo più che un ferro da stiro, allora. Sì, allora sì. Che cos'è? Questo è uno dei nostri progetti recenti ed è un progetto molto particolare. Si tratta di una mobile house, è una casa mobile, tema oggi ambitissimo soprattutto in Europa. Quindi costruire degli spazi, dei volumi di microarchitetture. Quindi non solo di emergenza, ma in questo caso proprio delle case. Stabili. Sono delle prefabbricazioni che possono essere trasportate, quindi hanno degli ingombri anche per i trasporti stradali, massimi, diciamo. E che sono di 3 metri? No. Sono di diversi moduli, però il 8x5 sono 40 5, metri quadrati. Trasporto eccezionale, però. Senza scorta, per dire. Sì, sì. Ai limiti della... Adesso, per esempio, ne stiamo progettando un numero consistente da piantare in un resort dello Utah, in America. Quindi dei specie di, non bungalow, è una parola sbagliata, delle piccole unità abitative. I vecchi bungalow di una volta, queste vengono sostituite nei campeggi oggi in Italia dell'Adriatico, del Tirreno, in posti a 5 stelle, resort importanti, dove vengono messi questi. Cosa si fa in 40 metri quadri? Cosa ci avete messo dentro? 40 metri quadri si può fare... anche un one bedroom, cioè si può fare 2 bagni, una camera, un soggiorno, un salotto. Questa per esempio si chiama Joshua Tree ed è stata progettata, tra l'altro è selezionata anche per il Compasso d'Oro del 2011, è stata progettata per le alte quote. Che cos'è il rivestimento? Zinco? No, è un rivestimento in lamiera, in una latta, tipo Corten, trattata come se fosse un alluminio. Quindi pre-arrugginita. Esatto. Con finestre a tetto, vediamo. Sì. E con un portale frontale. In legno. Questo invece è il modello. Se quello era il modello per le alte quuote, questo è il modello per la pianura, diciamo. Tetto fa il verso un po' alla prefabbricazione americana. Ha un taglio, infatti ricorda un po' la West Coast. Esatto, Los Angeles. Quindi questa si chiama Sweet Home. È un modulo rettangolare, molto aperto. Sweet nel senso di sweet o di dolce? No, nel senso di dove. Di dolce. Queste sono le finiture, gli interni, per far capire che non si tratta proprio di finiture basiche o molto standard. Perché abbiamo il mosaico. Ci sono mosaici, ci sono legni sbiancati, ci sono soleili in alluminio. Insomma, è molto... un prodotto molto di qualità. Sappiamo però che in Italia anche case di questo genere hanno bisogno comunque di una concessione edilizia, tu non puoi metterle... Se sono con le ruote perché con le ruote le puoi portare e praticamente non serve di concessione edilizia, se invece le fai prefabbricate fisse, sì. Ho capito. Infatti queste vengono trasportate 30, 40, 50 nei campeggi, vengono messe lì senza concessione. Ho capito. Se uno la vuole mettere nel proprio parco, nelle proprie pertinenze, deve lasciarla con le ruote. Perché in questo caso si tratta... E quindi puoi metterla senza... Cosa fai? Si abbassa, le ruote si abbassano, come funziona? Le ruote vengono coperte da una veletta che praticamente le mantiene, ma... E chi fosse interessato, non per fare un annuncio pubblicitario, sono tantissimi. Chiama voi direttamente. Noi riceviamo 15-20 richieste al giorno da tutte le parti del mondo. Certo. Sono case che si fanno con 40-50 mila dollari. Ecco, infatti volevo chiedere il costo, che è molto basso, perché se 1000 dollari al metro quadro, più o meno. Però finiture molto alte. Finiture molto alte. Cioè, ricordiamo che per ristrutturare una casa normale, mediamente, 1.500 al metro. Queste possono essere utilizzate, per esempio, anche per tante altre funzioni, non solamente per un'abitazione, ma anche per studi, per altri. Noi ne abbiamo una posizionata che è praticamente il nostro atelier, laboratorio di ricerca e di design. Le realizzate voi? C'è un'azienda? No, le realizzano più aziende. Ah, quindi più aziende. Vi rivolgete... In modo particolare adesso una del Trentino Alto Adige, che ha caratteristiche molto...
qualificate nel legno. Energeticamente parlando. Sì, esatto, anche per l'ecosostenibilità e tutto quello che... ma soprattutto per il materiale, per il legno. Sì, c'è da dire che la prefabbricazione, il prefabbricato rispetto a un tempo che aveva un po' un'aura di effimero. Emergenza, di effimero, adesso diventa veramente una cosa di pregio. È quasi sostitutiva adesso, perché ci sono le case clima e quindi con tutte le, è quasi sostitutiva della manifattura tradizionale. Sì. Cambiamo genere. Esatto, passiamo da, come si dice, da una parte all'altra. Questo è un prodotto che proprio in questi giorni ha vinto il Red Dot Award. Ed è un premio tedesco molto importante. Ed è praticamente una bottiglia che abbiamo fatto. Avete disegnato proprio anche la bottiglia. La bottiglia. Questo è un product design. Come vedi lì c'è quel rilievo, che è quel baffo, esatto. Antiscivolo, no? È la presa... Antiscivolo al pollice e al dito, ma soprattutto è il baffo della F di Ferrarelle, quindi c'è un rimando di questo tipo. Tutta trasparente, con un vetro per la prima volta bianchissimo, che fa vedere l'acqua molto bianca. E con una etichetta in lamina d'argento, diciamo che è una Platinum Edition, va... nella ristorazione di altri versi 5 stelle. Ma anche sulle etichette adesso c'è questa nuova norma per cui anche sul vetro devono essere messe non più la carta, no, forse sui flaconi. Di un packaging, non d'acqua, non di vetro, ma nelle carte. Per il riciclo, ovviamente. Per il riciclo. Questo è un particolare che fa vedere questa caratteristica. Una bottiglia, è molto di moda adesso disegnare le bottiglie, come ben sai. Questa... Poi c'è da dire che i marchi anche della ristorazione, grandi distributori, comunque anche di questo genere, sono entrati nel mondo del design e quindi incontrano il progetto. Questa è rinascente, la vendono in questi luoghi, praticamente. Al Salone del Mobile di quest'anno, la settimana scorsa, abbiamo presentato invece due lampadari molto particolari, molto imponenti, con un design un po' che fa il verso al modernismo degli anni 20, degli anni 30, con un'azienda muranese, quindi che lavora molto bene il vetro, che si chiama De Maio, e abbiamo fatto questi due lampadari non classici ma molto modernisti. È un marchio storico, no? De Maio. Esatto, che tratta molto il vetro. Diciamo che per la parte centrale, per i bracci forse no, ma soprattutto per il paralume c'è questa modernità molto dichiarata. Esatto, perché il gambo e le... E i bracci sono lavorati con la tecnica tradizionale di Murano che si chiama rigatino in italiano, mentre i bicchieri sono in vetro trasparente. Dicelo anche in dialetto, dai. Il rigadin. E quindi, come vedi, anche questa è un'immagine di campagna. Si capisce dalle dimensioni del tavolo che il lampadario... 16 luci, 1,40 m, un lampadario molto importante. Peso? Non pesa tanto, pesa 40-50 kg. Insomma... Vetro soffiato. Certo. Senti, la sorgente luminosa... luminosa adesso è ancora quella tradizionale, fra poco sarà sostituita. Risparmio energetico. Questo è per dire un po' l'architettura. L'abbiamo presentato ad un evento fuori salone, ha avuto un successo interessante perché poi chandelier è anche un oggetto di design un po' particolare, no? Qui invece andiamo un po' più sul contemporaneo. Questa è un... Questa è una lampada che è sia da tavolo che una piantana, è in propilene, laccato lucido, fatta in tre colori. Ah, quindi non è metallo questo? No, è un propilene laccato, con una base più piccola che fa il verso la parte centrale dove c'è quel peso. Sì. E quindi anche questa è una lampada modernista, però in chiave più contemporanea. Per chi è? Questa va per la Macrolux, che è un'azienda veneta, fatta da due giovani che stanno lavorando molto sul tema della luce più che sul tema del corpo illuminante. Certo. E quindi questa è una lampada decorativa, per loro abbiamo fatto anche un altro prodotto che viene dopo. Si chiama Black Tie e lavora sui cerchi, come vedi, sul cerchio più grande, i cerchi più piccoli, dove metti le dita per togliere l'elemento sopra da cui prendere la lampadina, la base. E questa è un'azienda, ripeto, che si occupa molto di luce. E per loro abbiamo fatto un sistema che è questo. Si chiama... Una luce un po' più tecnica. È un sistema che si chiama Orto, con la H, che sta come ortogonale, proprio fa il verso la verticalità. Ed è una strumentazione molto tecnica. Questa è la sezione, ci sono fari 1, da 3, da 5, da 10, quindi è un sistema illumino tecnico che va soprattutto per il contract. Infatti.
lamiera piegata, come vedi, sì, che contiene dentro i faretti. Quindi si possono orientare. Esatto, in molto orientabili. E questa stecca, che in questo caso è tutta fuori soffitto, può andare anche a metà e anche interna. Cassata. Per cui, esatto, certo, ha un uso molto flessibile. Poi, sempre nel tema dell'illuminazione, qualche anno fa abbiamo fatto questa sfera che è fatta con uno stampo rotazionale, anche questa con un materiale plastico, si chiama Full Moon, fa il verso ovviamente alla luna, in diversi colori, è un oggetto d'arredamento più, ecco, forse questa... Perché azienda in questo caso? Questa è per la I3. Sì, infatti mi ricordavo la nostra collaborazione con il gruppo Firme di Vetro. E quindi per loro abbiamo fatto tanti prodotti in passato. Infatti ricordavo questo binomio con loro. Ecco, in questo caso... colorata. Per esempio, si vede, sì, come gioca... Anche con i puff. Pagina di catalogo, esatto, nella sì, comunicazione. Bene, ci fermiamo per qualche istante, siamo fra poco, state con noi. Bene, siamo con Alberto Bovo di Hangar Design Group e stiamo passando i vari temi del loro progetto. Prima di continuare questa nostra carrellata, volevo ricordare i nostri siti www.leonardo.tv e il sito del nostro programma www.designbook.tv. Il sito di Design Book che poi tiene tutti i profili dei nostri ospiti, quindi continuate a visitarlo e a mandarci mail come fate già da tanto tempo. Continuiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti, questa è una lampada che abbiamo disegnato per ALT, che fa sempre parte luce del gruppo Firme di Vetro. È un disco praticamente laserato, come vedi si alzano le due ali e vanno sotto la lampada. Diventa da bidimensionale a tridimensionale. Esattamente, no? È molto semplice nella sua esplosione, diciamo, con una lampadina a vista. Però diciamo che schiaccia anche alla frisbee un po'. Si chiama Oyster questa, è come un'ostrica, capito? Certo, che è vero. Fa... Sì, sì. E poi sempre per Murano, che è una collaborazione che abbiamo messo in piedi con diversi, forse per la vicinanza, anche se l'abbiamo ripresa tardi nel nostro lavoro, abbiamo disegnato dei vasi bellissimi per Nason e Moretti, certo, che hanno fatto questi vasi bianchi e neri, o neri e neri, opachi e lucidi. Questo bicolore o bimaterico. Una limited edition che abbiamo proprio fatto, loro la propongono by Hangar Design Group, per dire che è un tema anche distante dai colori muranesi. Sì. Nella prossima si vede... molto bene, per esempio, anche l'applicazione in queste bottiglie, anni 20, fatte, come vedi, con forme diverse, molto con tagli diversi, bene, e con bicolore. Sì. Beh, quest'anno poi negli stand del salone ho visto bianco, nero, bianco, tantissimo, nero. È il nostro codice cromatico, è di Hangar Design Group. Anche al salone quest'anno per la Valli Arredo Bagno abbiamo presentato degli accessori per bagno, molto semplici, la mira piegata, sì, con una verniciatura e poi con dei supporti, sì, in questo caso marron, che possono avere tantissime accessoristiche, porta tutto, diciamo, tra cui anche uno specchio con questa forma un po'... Ma è elettroilluminato? Sì, cioè... esatto, è tutto illuminato, questo... lì si vede e dà varie dimensioni. Infatti stavo chiedendo perché non si percepisce piccolo, qui medio, scala. Grande. Quindi fino a 120? Anche di più, 160. Sì. Poi invece questo ufficio, è un grande sistema, un prodotto che ha avuto anche molto successo, soprattutto nel contract, si chiama Diamond perché ha questa gamba triangolare che assomiglia ad un taglio di diamante. L'abbiamo disegnato per un'azienda che si chiama Sinetica, che è leader nel settore d'ufficio, certo, ed è caratterizzato dalla struttura in tubolare e da piani che hanno molti materiali diversi, anche vetri, lucidati, laccati. Bello questo scuretto, questo dettaglio.
Ecco, questo per esempio ha una finitura un po' più tradizionale. Incredibile come cambi la percezione dal bianco allo scuro. Qua sembra quasi il primo un operativo e questo è un direzionale. Sì, sì, è vero, è vero. Torniamo indietro, giusto per fare notare ai nostri telespettatori. Si tratta di un sistema operativo, ma come vedi, appunto, giustamente come hai sottolineato, cambiando i materiali può diventare anche un po' più affa. Percezione totalmente diversa. Poi ultimamente abbiamo fatto, è un tema che tra l'altro è richiestissimo dalle aziende, l'outdoor, diciamo, l'arredo urbano più che l'outdoor. Ecco, in questo caso questo è un portabiciclette che abbiamo fatto per un'azienda che si chiama Lab 23 di Padova. Ed è un'azienda che lavora tantissimo, soprattutto con gli enti pubblici. Sorrido perché mi stavo chiedendo, ma come si chiude? Certo che se chiudi qui non esce più, no? Perché certo, ci sono i due uncini. Certo. Però uno immagina sempre la forma chiusa come discriminante, questo, invece no. No, assolutamente. Questo è stato esposto due volte, se non è mobile, in tutta la zona Tortona, non so se sì, ti ricordi. È diventato un po' un'icona della però zona. Era rosso forse. Era rosso, sì, bravo. Vedi che sono stato attento. Esatto. Come anche queste panchine, diciamo, erano rosse anche quest'anno lì a Tortona, sono fatte in corten ed è una lama unica. Vedi che noi lavoriamo moltissimo con la piegatura del foglio, con la mira piegata. Sì. È quasi un'esercitazione grafica, omaggio anche della nostra cultura, diciamo, della grafica, che passa molto dalla bidimensione alla tridimensione, no? Senti, visto che abbiamo parlato di web, di grafica, non abbiamo tantissimo tempo, ma parlaci della grafica web in questo momento, perché è sempre io ho in mente che sia un po' una confusione o... Ma diciamo che innanzitutto oggi farsi luce all'interno del web è molto importante. Per farsi luce bisogna avere una grafica molto significativa e soprattutto noi per esempio puntiamo molto sull'emozionalità. Noi lavoriamo per esempio molto in flash. E quindi un po' di movimento, un po' di... Più movimenti percettibili ma che diano emozioni ai siti, meno portalizzati. Certo. È un tema del futuro la grafica nel web. Quindi non comunicare nel portale, nella home page tutto quanto, ma lasciare un'impressione che poi si va a sviluppare nelle voltate. Esattamente. Qui dove siamo? Abbiamo ancora un minuto? E... Qui siamo in una sales lounge che abbiamo fatto per Giorgio Armani, che ha proposto proprio a Roma, qui l'anno scorso, un service apartment importantissimo in Cavour. Certo, e questo è un allestimento importante di questa area che serve per vendere gli appartamenti. Quindi avete studiato la grafica. Esatto, questi sono due o tre interventi di interior design un po' particolari. Questo per esempio è un allestimento per Platinum Guild, che è l'associazione che si occupa del platino, quindi tutto bianco, argento, in omaggio anche alla materia. Quindi diciamo il tema del gioiello anche. Esatto, del bianco, del lusso. Sì. E poi infine questo allestimento che abbiamo fatto per il gruppo della Valle, per la Marcolin, che è un'azienda di occhiali. Infatti. Per firme molto importanti. Quindi con queste teche in aggetto. Esatto, sono stati esposti come se fossero dei gioielli, ma molto luxury, diciamo, molto contemporary, materiali un po' il tech, il legno, il bronzo, l'oro, il vetro, quindi molto in linea anche con l'occhiale. Quel lampadario era in omaggio ai due soci di The Squared, che l'hanno come icona nel loro negozio, e siccome firmavano in questo caso la collezione al Mido, e l'abbiamo messo lì, ecco, però l'allestimento. Questa è l'ultima immagine? Che chiude quasi proprio come se fosse un igloo, è una geode che abbiamo fatto per il gruppo Tecnica Dolomite, per un allestimento. Quindi un allestimento. A Shanghai. Un'architettura temporanea. Grazie ad Alberto Bovo di Hangar Design Group. Grazie a voi. Grazie per averci seguito e alla prossima di Design Book.